Anticipazioni tempesta d'amore. Lunedì, 16 novembre 2020. Tim può ritornare in libertà. Quindi la prima persona che vuole vedere è Franzi, la quale, però, ha subito una commozione cerebrale. A causa dei drammatici eventi che hanno portato alla scomparsa di Nadia. Quando la ragazza si riprende, Tim la stupisce con una dichiarazione d'amore. Paul ha una forte discussione con Werner che propone al ragazzo di scendere ad un piccolo compromesso. Lui e Vanessa gestiranno insieme l'area fitness. Nel corso del primo giorno di lavoro, il fisioterapista litiga con la Son Bichler che lo spiazza con un bacio. Michael prega Natasha di non lasciarlo. La ama come il primo giorno. Lei è molto toccata dal suo discorso, ma, nonostante questo, è determinata a rifarsi un'altra vita altrove.